Ho coperto l'indirizzo, in questo modo posso farvi vedere quanto cavolo è grande sto coso. Non so quanti chili sia, però credo troppi. Almeno 5, da 5 in su. Buongiorno, vieni qua. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Gaia e questo è il mio canale. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, c'è un'altra persona che ha scelto tutte queste cose al mio posto su Shein. Sì, ma io allora adesso contiamo quante buste ci sono. Io più lo guardavo più dicevo chissà quante cose ci sono dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ho ordinato, basta, 6, 7, 8, 9, ah, questo è tuo, 10, 11, no, questo non sento niente, no, vuol dire che l'ho ordinato io. Allora, qua ci sono tutte queste cose, onestamente questo maglione l'avevo un attimo sbirciato, spero che non sia per me, onestamente. Le ho detto di scegliere cose che potevano piacermi, no? Quindi ora vediamo, secondo lei, che stile ho. Fatti vedere. Prima di tutto dobbiamo ricordare che c'è un codice sconto. Il mio codice sconto di Shein, che è sempre lo stesso in ogni video, ve lo lascio scritto da qualche parte, lo trovate anche nell'info box con il link di Shein e il link di tutti i vestiti che adesso andremo a vedere. Fermi tutti, mi ero quasi dimenticata di dirvi una cosa. Ora, se volete risparmiare ancora di più su Shein, ascoltatemi un attimo. C'è questa applicazione, questo sito che si chiama Let's Shop, lo trovate nell'info box ed è anche un'estensione browser. Vi metto qua da qualche parte, io che tipo schippo tra le varie pagine dell'applicazione. Essenzialmente, se voi acquistate tramite questa applicazione da siti come Shein, ma davvero tantissimi siti, ci sono più di 2000 siti con cui loro collaborano, se voi acquistate grazie al loro link, quindi dalla loro applicazione, otterrete un cashback. Questo vuol dire che in base alla percentuale che c'è in quel giorno, in questi giorni le percentuali sono molto più alte del solito, vi restituiranno una parte dell'ammontare, diciamo, della cifra che avrete speso. Ve la restituiranno sull'applicazione e in questo modo voi potete spostarli direttamente alla vostra PayPal. È una cosa comodissima. Se scaricate l'app potete accedere direttamente appunto dall'applicazione, ma se scaricate l'estensione browser, secondo me siete ancora più smart, perché in questo modo quando siete col computer e siete magari su un sito e non sapete se è appunto affiliato, diciamo, comunque se Let's Shop comprende anche quel sito, semplicemente vi arriverà una notifica, perché Let's Shop vede che se lo pronuncio male, con cui loro lavorano, e quindi vi dicono direttamente che acquistando lì tramite appunto la loro estensione browser o la loro applicazione avrete questo cashback di ritorno. In sostanza, ecco come funziona l'applicazione. Io già avevo collaborato con loro in precedenza e mi sono trovata benissimo. In generale ho sentito solo parlare bene di questa applicazione, quindi credo che davvero possiate fidarvi. Basta fare due ricerche su internet, potete farlo anche voi. Vi scrivo di nuovo qua come si chiama, vi lascio tutti i link nell'info box. Mi raccomando, soprattutto se come me acquistate un sacco online, ma soprattutto da Shein, potete usare questa applicazione, che oltre al mio codice sconto che c'è su Shein vi fa risparmiare ancora di più. Quindi è tipo praticamente, cioè, non so quanti soldi risparmiate, però tanti, perché un po' li risparmiate con il codice sconto, un po' li risparmiate grazie a questa applicazione. In questo modo l'ordine tipo vi si dimezza. Bellissimo, basta. Amatemi. Quindi se ancora non l'avete fatto e dovete acquistare online, affrettatevi, scaricate l'applicazione, e soprattutto per le persone che sono nuove nell'applicazione c'è un cashback più alto, mi sembra per qualche giorno. Se siete nuovi nell'applicazione, avete fatto tipo il download da poco, l'account da poco, ancora meglio. Per fortuna ho appena scoperto che questa cosa è una delle cose che si è scelta lei per lei. Bellissimo. A parte che non so in che modo. Ah, devi spegnere qualche luce, io non vedo più nulla. A parte che non capisco in che modo questa cosa sia una S. Cioè, Fai vedere. Ma scusate, va bene, probabilmente tipo vest oversize, cioè è davvero una S. È di 1500 colori diversi, io non l'avrei mai ordinato, quindi per fortuna è per te e te lo tieni tu. Un po' grande, sì. Vabbè, però neanche troppo. Secondo me è bello su di te. Sono per me? Non lo so. Jeans? Non li so riconoscere, forse.
rivedere. Allora, non so che misura hai preso. Vabbè, tanto dalla misura si capisce se le avevi prese. No, tutti gli XS ho preso. No, S questi sono. Allora, questi jeans qua sono pure di Shane. Io i jeans di Shane li amo ed è la prima volta che i jeans di Shane arrivano e fanno un odore di piscina. Però questi qua fanno odore di piscina, hanno 25.000 bottoni e sono la S. Io prendo sempre la XS, infatti questi qua spero siano per mia sorella, perché io con la S mi ci faccio il bagno sui vestiti di Shane. Sono tipo così. Senti indietro. Secondo me ci stanno, io li metterei con la cinta. Sono dei jeans, no, però dico con la, cioè, sono un po' grandi, però vabbè, tutti i jeans di Shane si mettono con la cinta. You and I was gone in love, and now fai vedere la busta. Ma sembra la stessa la busta. Falla vedere, la cosa importante. Vabbè, sto scendendo. Questa è tua. Scherzando, allora questa qui è una salopette che ha scelto Simona per me. A parte che spero mi venga bene in misura, perché non ho mai avuto una salopette. Cioè l'unica salopette che avevamo era la tua, e poi non so che fine gli hai fatto fare. L'ha data a Grace, dietro da Pinocchio, mi ricordo. Ah, una sì, una l'ho data a Grace. Il problema, allora io ho visto queste marche, ho detto vabbè dai. E insomma, le ho chiesto spiegazioni. Le hanno fatte proprio così loro le macchie, ma secondo me le hanno fatte proprio con la vernice, perché mi pare sentire l'odore di vernice tutto ciò. Non lo so. Adesso me la provo e vediamo. Comunque c'ha 1500 bottoni. La cosa positiva è che ha le gambe lunghe. Cioè non è tipo pantaloncini, quella che c'avevi tu, ma è una vera salopezza. Io non l'ho mai guarda avuta. Che c'ho ah. No, mi ha regolato comunque questa parte qua al massimo, cioè l'accorciata al massimo, la resa più corta possibile, perché altrimenti mi stava troppo grande. Onestamente senza cinta non mi fa impazzire, soprattutto da dietro. Bretelle, ok. Senza cinta non mi fa impazzire, anche, cioè, più che altro da qua. Per il resto è figa, secondo me ci sta, di misura ci sta, se non fosse appunto per il fatto che qua non è aderente, però è ovvio. Mi prendi quella cinta e così ce la provo. Secondo te ci sta? No. Secondo me manco. Cioè, forse la cinta che non ci sta. Ci sta tipo di più una cinta marrone. Cioè. Guarda, ti guardi. Allora, così rispetto a prima, da dietro, è sicuramente meglio. Soltanto che non mi fa impazzire proprio come ci sta. Cioè, forse non ho mai visto una salopette con la cinta. La gente non mette la cinta nelle salopette. Secondo me va benissimo. Boh, non lo so, vi farò sapere. Comunque mi aspettavo molto peggio. Molto peggio, vi faccio vedere anche come sta sotto con i miei amati calzini. Adesso la cosa che sto guardando di più. E questa è mia. Vabbè, già dal colore sicuro non era tua, era per forza mia. E allora, voi sapete quanto io ami il viola. Oddio che bella. Allora, hai visto? Ti è piaciuto? Non so se mi è piaciuto. Questa giacca, hai preso la S. È una giacca così viola, io l'ho vista su un sacco di ragazze, soprattutto su Instagram, tipo nei post quelli sponsorizzati, non so se capite. Secondo me è fighissima, non vedo l'ora di provarla. Cosa la abbineresti? No, meglio non saperlo. Non lo dire, non per cortesia. Controllando se era la felpa che mi hai prestato l'altro giorno, perché te l'ho macchiata, volevo vedere se si era tolta la macchia. Non sto scherzando. Ma credo si sia tolta. Ma di Braga? Credo si sia tolta. Macchia di chi? No, non lo so. Allora stavo mangiando. Ma anche di che di olio? No, stavo mangiando la piedina. Ma l'hai vista per lavare? Certo, come sai fare. Allora se te la spiego, stavo mangiando la piedina. Mi sono dimenticata di chiudere la parte finale. Allora mi sono. Olio! No! Sono di olio, ti lo sono maionese e. E ho maionese l'olio! Ciao! No, ma l'hai vista per lavare, gli hai detto la mamma. Sì, sì. La mamma non l'ho detto, però l'ho messa per lavare. Allora, questa qui è la giacca. Devo fare forse le pieghette? No, forse deve stare proprio così. Allora, secondo me è bellissima. I'm in love. Allora, ovviamente non con questa maglia, che non ci sta come colore, perché so qua tipo caldo, so qua freddo. Vabbè, con un'altra maglia, però secondo me è amazing. Non vedo l'ora di metterla. Più che altro, sai cosa? Mi dispiace che quando la devo mettere? Per cosa la devo mettere? Quando vuoi. Per fare le live. Sì, ho capito, ma dove vado? Cioè, la finirà prima o poi con la live. Ok, quando l'epidemia sarà finita la metterò pure per andare ad un matrimonio. Sì, cioè, Simona, se tu prendi le cose viola non è difficile da centrare. Da un lato ho attaccato il bottone, dall'altro no. Non so in realtà come. Secondo me così va, con il polsino stretto. Boh, sì, sicuro sì, così va. Ok, quindi è ancora più carino con il polsino stretto.
seriamente mi vedrete solo così. Allora, sicuro ci faccio TikTok così. Vi faccio chiudere da dietro. You and I was falling in love. Qui ci sono praticamente gli altri led. Cioè, voi sapete, tipo quelli che avevo messo nell'albero trash su Twitch. Perché non ti fai vedere se parlo io? Ma che vuol dire? Non è che se parli tu me ne va. Mettiti qua. Ok. Allora, i led che avevo messo nell'albero trash su Twitch, che poi ho tolto. No, l'ho smontato. E adesso andranno tipo qua sopra. Quelle della. Adesso ho preso anche questi perché al trash non c'è mai fine e voglio fare tipo tutto con i led, no? Ve l'avevo già detto su Twitch e lo farò. Quindi questi qua sono altri quanti metri? Boh, penso 5 metri di led. Sono felicissima. Ok, cos'è questa cosa? Ma soprattutto perché l'hai comprata? Cioè no, aspetta. La, guardate la fantasia di questo maiale. Io spero che sia per te, io non voglio avere niente a che fare con questa cosa. Brava, ti ho detto perché. Ti ho detto perché hai tolto. Questo qui è il maglione, io ritengo sia osceno. No, in realtà no. È bello, però secondo me indosso a dei ragazzi, tipo quei ragazzi in Pinterest che mettono la camicetta sotto. E poi. Ma tanto non ti entra. Certo che mi entra. Certo che mi entra. Dai, passa la. Vabbè, ai ragazzi sta meglio. Allora aspetta, ti facciamo le domande visto che non vuoi parlare. Ti piace? Yes. Voto? Esagerazione. Sembri un po' mia nonna, addosso un ragazzo sarebbe molto meglio. Io però, voglio okay. Essere mia nonna. D'accordo, ciao. Io credo, tieni, te la regalo. A me servono solo questi per stare a casa. Ma se li ho uguali. Ma ce l'hai così, uguali? Posso, meglio ancora. Ho preso questi pantaloni che, no in realtà non ce li ho uguali, no, ma per il cavolo. Sono molto più leggeri quelli che ho io. No, e quelli che io hanno e quelli che io hanno qua un dragone rosso, tipo questi qua no. Preferisco quelli che ho io. Invece questa qua è la felpa che sta sopra. È super mega iper leggera, però ci sta. Carino. Adesso vi faccio vedere come mi sta perché lei già ha rinnegato questo acquisto. Ci tiene a farvi sapere che non metterà mai la felpa. Ma c'è, c'è una mucca proprio. Veramente, io lo metterò la felpa perché mi piace. Ma secondo me ci sta. Vabbè, secondo me ci stanno bene insieme. You and I was fun enough. Dai. Baby. Comunque faccio vedere pure le scarpe. E per me? E per te. Non mi piace. No, certo che è per te. Chi è il regista non pare, raga. No, non è certamente per me. Sì, è per me. Grazie. Mi piace, brava. L'unico acquisto. No, non è vero, non è l'unico, però. Ha comprato. Non è brutto. Guarda che. Guarda. Tipo con questi pantaloni messo così senza sta maglia sotto. È cortissimo, quindi sotto ci metti un top o ci metti un top. Oppure tipo una maglia a maniche lunghe o un dolce vita. Ma tu, cioè, tipo, in mettere. Mettiti un attimo di stato e teniamo. Tieni la mano. Ma è lunghissimo. Appunto, vedi. Guarda. Ma perché così lungo? Ora lo so. Cioè, ti rendivo. Ho paura di provarlo, ma vedremo. Silenzio in aula. Allora, i chilometri di maglia vanno a finire tutti qua. Vanno a finire tutti qui. Secondo me non è brutto, cioè è bello, ci sta, mi sa molto di Pinterest. Solo che appena alzo un po' le braccia rimango nuda. Segui che metterò questa cosa però con un top sotto. Basta anche solo una fascia nera, l'importante è che magari non faccio vedere il reggiseno al mondo. Però per il resto secondo me ci sta. E i chilometri comunque cioè, non sono troppo fastidiosi. Cioè se faccio così, no. Se faccio, aspetta. Se faccio così ovviamente sono tipo uno zombie, no? Tipo questa cosa. Simona si è preso sto quaderno che ha tipo tutti gli scomportimenti. Li vendevano prima pure da Tiger. Ecco sia. Qua c'è tipo una riga, un righello. Non so quanto sia utile sta cosa. Qua non so cosa siano. Ok. Righe. Ah, ma è tutta a righe, guarda, Ah. È tutta a righe, non c'è una parte a quadri. Però carino. Why? Perché sono viola. Allora. Li ho molto simili. Tu me l'hai detto che ti volevi questi qua. Oh, belli. Te l'ho detto io? Sì. Non me lo ricordavo, ma li avevo molto simili. Vabbè, voi lo sapete che sempre le scene li avevo presi molto simili. Più chiari, però molto simili. Qua, a differenza di quelli, hanno tipo un taglio, uno spacco. Ma poi per il resto sono molto simili. Spero che tu abbia preso un XS, perché altrimenti vuol dire che è la patente della stupidaggine. Sì.
XS, sì, almeno questo è la cosa giusta. Adesso li provo e vi faccio vedere, ma tanto il viola è sempre ben accetto nel mio armadio. Ho provato anche la cinta, con la cinta sono ancora meglio secondo me. Boh, mi piacciono, voto 9 secondo me. Poi vabbè, sapete che il viola mi piace molto. Non avevo dei pantaloni di questo tipo di viola. Avevo dei pantaloni tipo lilla chiaro chiaro chiaro. Questo qua invece è più un viola più palmolive, come diciamo su Twitch. E nulla, amazing, mi piacciono, li metterò, sì. Io poi mi sono scelta tipo una cosa, no, mi sono scelta due cose, i led e questo cappotto enorme. Il teddy è lunghissimo, cioè io c'è tipo la stessa versione, lo stesso colore praticamente corto. L'avevo messo in qualche video, solo che fa un sacco di polvere, cioè non è polvere, è proprio il materiale. No. Quando era partita la moda dei teddy, io tipo ero andata in giro, eravamo al forum in tutti i negozi che tipo Terranova, non lo so, beh, da tutte parti, da Tallinn, andata da Alcott, tutti avevano i teddy, ma tutti non avevano tipo la XS, mi venivano sempre grandi. Quindi spero che almeno questo sia della misura giusta, perché se anche questo è della misura sbagliata e è troppo grande, mi metto a piangere oggi e finisco il prossimo anno. E se mi viene nel modo corretto, per me lo tengo per sempre. Peccato che ormai, sabbè, no, siamo a gennaio, c'è ancora freddo nei prossimi mesi. Carnevale c'è freddo. Sì, sì, c'è freddo anche nei prossimi mesi, quindi probabilmente lo metterò anche nei prossimi mesi. Però adesso lo provo, l'unica cosa spero, prego, nella misura. Ok, allora, ho appena provato il teddy cotte. Secondo me è fighissimo, mia sorella invece l'ha bocciato. Non so perché, secondo me, sì vabbè, ma a te non piace il genere, non è che non ti piace questo. Ma... perché per me è fantastico. Ed è, no, ma deve stare così. È giusto. Ed è della mia misura giusta, secondo me. Allora, della misura giusta, non proprio. Perché vedete, tipo la spalla, cioè, doveva stare qui la spalla, invece sta più in basso. Però secondo me ci sta. Poi, cioè, mi piace. Io non vedo l'ora di usarlo. E poi tiene caldo. Lei dice che da dietro mi sta in modo strano. Probabilmente. Se non ti sai vestire, sì, ma guarda come sei vestita. Ok, allora. Cosa vestita? Probabilmente sarebbe stato meglio tipo un XXS, solo che mi sa che non c'era proprio. Ma si ci accontenta, ci si accontenta. E quindi magari anche con un maglione più spesso sta ancora meglio. E secondo me ci sta. Ovviamente non lo metterò mai chiuso, perché ovviamente qui mi viene largo. E allora, vi ricordate che tipo nel video dei buoni propositi, quando abbiamo fatto il bullet, tempo al tempo. Ok, mia sorella mi ha scelto queste. No, queste... No, ho scelto queste scarpe. Ma che mamma io. Mamma te le ha scelte. Io. Mia mamma ha scelto queste scarpe che io userò come pantofole ma studio. Ma vero, le ha scelte la mamma. Sì, perciò. Userò come pantofole studio queste scarpe. Già le sto usando. Tipo, le uso per andare nel bagno. Però sono comode perché non avevo altre pantofole a portare studio. Le puoi riposare. Le puoi riposare. Allora, un'altra cosa che ha scelto mia sorella e che stavo cercando di convincermi a dire è che l'aveva scelta mia madre. Ma si può dire grammaticalmente? Ok, vabbè, voleva praticamente convincermi che questa cosa non fosse stata scelta lei, ma in realtà è stata scelta. E questa cosa qui. Allora, mi ha fatto più ridere del previsto. Non so dove l'attaccherò, datemi dei consigli voi, tipo in qualche spazio lì dietro, dopo che fisserò i nuovi led eccetera eccetera. Quindi vediamo. Cosa c'era poi? C'erano gli sticker, quelli che non vi ho fatto vedere, cioè quelli che vi ho fatto vedere nel video dei buoni propositi quest'anno, dove vi faccio vedere tutti gli sticker. Ciao a tutti. Questa è la mia. Ok. Se il video di oggi vi è piaciuto, mettete mi piace, andatevi a seguire su Instagram e su TikTok. Finalmente vi ho presentato mia sorella, perché me lo stavate chiedendo da un anno e mezzo. E tornerai sul canale? Tornerai sul canale? Ma certo che questa non è un canale. Tornerai sul canale o no? No. Presto nuovamente sul canale con altri video. L'ha confermato lei, non obbligherò nessuno. No, con la forza. No, no, tu... Se volete altri video, ditemelo qua sotto con un commento, in modo tale che io lo so e posso realizzarne altri. Il video di oggi ovviamente è in collaborazione con Shenchel, sono stati loro ad omaggiarmi i prodotti. Ricordo che c'è il mio codice sconto, un sacco di voi mi hanno scritto che l'hanno usato e mi hanno mandato screen e cose, quindi bravi. E nulla. Se il video di oggi vi è piaciuto, se ti piace andate a seguire su Instagram, su TikTok, ma soprattutto su Twitch, dove dillo, più lento, giornale. Non ti sentono, non lo capiscono. Se il video oggi vi è piaciuto, se ti piace andate a seguire su Instagram, su TikTok e soprattutto su Twitch, perché ogni giorno sono live dalle 18:10 alle 7:30 con anche ospiti, persone che voi conoscete, tipo TikToker. Noi ci vediamo nel prossimo. Non hai più che le lette attaccarti, perché